Buongiorno a tutti cari amici di LRM, torniamo con pillole di memoria come ogni lunedì sera alle 19. Oggi con Renato abbiamo deciso di parlare di una figura, quella di Angelo Travaglia, molto importante in questo periodo soprattutto. Tutti i giorni sentiamo parlare di antifascismo e Travaglia ne è un esempio mirabile, un grandissimo esempio. Anche il padre fu, come diremo tra poco, un grande antifascista perché di fronte appunto alle milizie fasciste che gli chiesero di gridare viva il Duce a noi, lui si rifiutò e gridò viva il Duce a voi, e per questo fu percosso e morì molti giorni dopo, ricoverato in ospedale proprio per questo motivo. Travaglia invece, come ci spiegherà meglio Renato, fu internato nei campi di concentramento perché membro della resistenza partigiana e grande oppositore al regime. E quindi proprio per questo motivo abbiamo pensato fosse molto attuale presentarvi questa figura. Quindi Renato, io so che tu hai avuto la fortuna di conoscere Angelo e quindi ti chiedo di raccontarci qualcosa di lui. Ecco, Angelo Travaglia non era albese né piemontese, era veneto. Venne ad Alba negli anni 60 per lavoro, in quanto allora l'Italia, pur avendo la Costituzione, aveva un sistema economico arretrato. L'entrata maggiore dei comuni era il dazio, pensate. Chi entrava in Alba con materiale doveva pagare una tassa. Questo andava avanti sino agli anni 70. E siccome ad Alba hanno sostituito tutti i dazieri, e tassativamente il Consiglio Comunale assunse dazieri, cioè gabellieri che esigevano le tasse alle entrate della città, non albesi. Angelo Travaglia vinse il concorso e dalla sua lontana Pieve di Sacco venne a lavorare ad Alba. Angelo Travaglia, io lo vedevo, parliamo del 65, io lavoravo già a Milano, ma ero sovente ad Alba, e vedevo questa persona tazziere, gabelliere, però di un taglio diverso dagli altri. Lo conobbi quando, con gradualità, andò a parlare nella scuola, perché aveva sposato anche sua moglie di Pieve di Sacco, venne a lavorare ad Alba come docente e con gradualità lo introdusse nel mondo della scuola. Perché? Perché allora di campi di sterminio non se ne parlava. Ma non se ne parlava perché? Perché la storia non era divulgata, la televisione era agli inizi ed era una televisione di evasione. I giornali non avevano ancora affrontato questo tema e c'era il boom economico, c'era lavoro, la gente stava bene, quindi parlare e di guerra e di cambi di sterminio non se ne parlava. Travaglia ebbe il coraggio, spinto da sua moglie, di andare nelle classi elementari dagli anni 70 a parlare di cosa era successo. I primi tempi la gente fu perplessa e poi gradualmente, inserito in un progetto scolastico di storia, fu accettato dalle scuole albesi. Ma nel contempo cambiò la realtà, perché ad esempio l'arresto di Eichmann in Argentina, il suo processo, fu clamoroso, clamoroso, la banalità del male di Hannah Arendt e altre pubblicazioni. Gli americani stessi produssero dei film, ma, vincitori vinti, sul processo di Norimberga, e si ebbe conoscenza di questo progetto diabolico, Notte Nebbia, Nunc et Nebel, lo dico male, ma era così il progetto, di eliminazione interamente di un popolo, lo sterminio di un popolo. Travaglia fu arrestato come partigiano, perché Travaglia fu arrestato su nelle montagne bellunesi come partigiano e venne mandato in Germania. Attenzione però, né come lavoro, perché le graduatorie, qui ho un articolo di Travaglia dove spiega com'era la graduatoria nei campi, nell'internamento in Germania. C'era chi andava volontario. Organizzazione Torno, un'organizzazione enorme, 500.000 dipendenti per costruire armi e fortini. Poi c'erano i lavoratori coatti, presi e buttati nelle fabbriche tedesche. Poi c'erano gli internati e prigionieri militari, cioè i 500.000 militari che dissero no al Duce furono mandati in Germania a lavorare. E poi c'erano gli internati politici e razziali. Travaglia fu un internato politico e razziale senza diritti e mandato direttamente nei campi di lavoro di sterminio. Quindi Travaglia era un triangolo rosso. Girò vari campi di sterminio e arrivò anche a Dachau. E qui a Dachau, ho proprio, l'ho letto in questi giorni, una confessione splendida.
splendida della presenza. Lui, Travaglio era nato marxista, era cresciuto in un ambiente marxista, lui si avvicinò alla Chiesa attraverso la conoscenza di sacerdoti che giravano a rischio di essere tagliati a portare briciole di pane. E lui chiese qui, ma cos'è questa briciola di pane? E il sacerdote disse, è la comunione. Ma devo confessarvi, il sacerdote disse, tu nei campi di sterminio hai per tutta la vita i peccati perdonati. E Travaglio conclude, abbiamo precorso il Concilio Vaticano II. Pensate, dal dolore, dallo sterminio, rinasce una visione nuova del mondo. Questa è stata la mia conoscenza su di Travaglio. Ma la conoscenza di Travaglio è andata avanti come l'ho aiutato. Mi interessavo anche del mondo della scuola, quindi preparammo, e qui fu verso gli anni 80, progetti di corsi completi sulla conoscenza della persecuzione ebraica e dei campi di sterminio. Acquistammo mostre. Travaglio spese di suo moltissimo denaro, sua moglie lo sapesse, e acquistò dei sussidi, produsse dei sussidi, acquistò dei proiettori sonori per andare nelle scuole a sue spese a proiettare e documentare sui campi di sterminio. Ma pensate, adesso si dice, ma allora mancava il vocabolario, il termine Shoah fu negli anni 90 che venne coniato, lo stesso termine genocidio non era usato per il popolo ebreo, era un termine generale, quindi mancava anche un glossario per descrivere cos'era successo. Progetto Notte Nebbia, chi redasse questo progetto era veramente un'anima diabolica, quindi soldati di Satana, gli SS, solo per le menti lì potevano progettare questo. Bene. Quello che hai detto, Renato, si ricollega molto l'azione di Travaglio nel tempo, nel voler tramandare quanto era avvenuto nei campi, si ricollega molto a quello che lui scrive in questo libro, Un uomo, in cui appunto è un'intervista in cui lui racconta la sua resistenza ai campi di concentramento. Ci parla un po' dei sommersi salvati di Primo Levi in qualche modo, no? C'era chi in quei campi non riusciva in alcun modo ad accettare la sua prigionia, come era normale che fosse, e decideva di uccidersi buttandosi sulle reti di filo spinato. E chi invece, come Travaglio, lottava per la resistenza, per vivere, perché per Travaglio vivere e sopravvivere ai campi di sterminio voleva dire vincere il nazismo. E lui non solo ha vinto il nazismo vivendo in quelle condizioni tremende, ma ha deciso poi di convincerci, cioè di rivincere nuovamente questa battaglia e di combatterlo, trasmettendolo poi alle generazioni, raccontando quanto era avvenuto, no? E questo è un esempio bellissimo di testimonianza e di lotta di un personaggio così importante. Ecco, la radice di questo, cioè, spero di aver capito l'animo di Travaglio, perché era sereno Travaglio. Anche quando parlava delle torture subite, Travaglio era sereno. E questa serenità nel raccontare, io l'ho riscontrata in molti dei campi di sterminio, perché Travaglio poi usò Alba e lo aiutammo in molti per radunare i suoi amici dei campi di sterminio. Pensate, in Duomo, noi il giorno della morte abbiamo iniziato nel 1980 e lo si ricordava il 1 aprile, quando morì Girotti a Dachau. Quindi 20 anni prima del giorno del morte ufficiale, noi a Dachau ricordavamo i campi di sterminio. E Travaglio, un'organizzazione meticolosa, radunava i suoi amici, ma erano più di 200 in Duomo, 200-300, e poi si assottigliarono finché non ci fu più nessuno. Però Travaglio, io credo che Travaglio avesse elaborato i campi di sterminio in questo senso. Lui diceva sempre, ricordare sempre, mai oublier, lui diceva, odiare mai. Quindi non dimenticare, ma non odiare. Travaglio aveva distillato, ma non me l'aveva mai detto, un perdono interiore, perché perdonare è difficile, si può dimenticare, si può non odiare, ma perdonare è una cosa intima. E però Travaglio era arrivato a questo processo di purificazione e mi disse che quando nel 1980 fu a Milano, mi disse anche il locale, accanto al Duomo, il Bar Motta, vide un gruppo di tedeschi a prendere il caffè al famoso Bar Motta allora di Milano, e vide uno dei suoi carcerieri
e l'altro sgomento lo riconobbe. Andarono, Travaglia lo abbracciò, non si dissero nulla, e gli pagò il caffè. Ecco, pensate, quindi dimenticare mai, ubliesa me, diceva sempre, ma ricordare sempre e non odiare. Ecco, non odiare. Quindi tutto ciò che raccontava, il che è difficile per me dirlo, ma è vero, non c'era l'odio. C'era la necessità di narrare questa grande malattia che fu l'antisemitismo e fu soprattutto il nazismo e tutti gli ismi collegati. Ecco, con questa, diciamo, conclusione finale molto interessante che ci riassume quello che è il personaggio di Travaglia, vi ringraziamo per averci seguito e ci diamo appuntamento lunedì prossimo per una nuova puntata. Grazie!